nostri sogni nelle vetrine in vendita. Siamo veramente noi dentro lo specchio, ti riconoscerai. Siamo veramente noi. Serie B con te.it, il campionato degli italiani. Ore 19:30, benvenuti all'Abruzzo del Pallone, la domenica sportiva di TV6, come di consueto, pronti per farvi vedere le immagini, le interviste, tutte le emozioni della domenica sportiva che riguarda la nostra regione. Purtroppo è andata male al Pescara, oggi all'ora di pranzo alle 12:30, sconfitta per 1-2 interna contro il Cittadella, e di Pescara Cittadella parleremo ampiamente, ve lo dico, nel corso di questa puntata, almeno fino alle 8, fino alle 20:20, 8:20, per poi farvi vedere i servizi di Bassano Teramo e delle altre partite di Serie D. Ma l'attenzione principale si focalizzerà sulla partita dei biancazzurri, che dunque escono sconfitti da una gara che poteva rilanciare ulteriormente le quotazioni della formazione di Zeman, che invece è costretta a fermarsi un'altra volta. In Serie C pareggio per il Teramo a Bassano all'ultimo respiro, in Serie D poi vedremo insomma quali sono stati i risultati, ad esempio vittoria nell'unico derby abruzzese di giornata per la Vastese, vittoria per l'Avezzano, sconfitta per il Francavilla. Non sono mancate le polemiche, insomma qualche muso lungo ovviamente in casa giallorossa. Saluto in redazione, perché vi ha accompagnato tutto il pomeriggio, ma direi anche dall'ora di pranzo, è stata davvero una non stop, e per questo va ringraziato, perché vi ha accompagnato tutta la domenica, Andrea Costantini. Ciao Andrea. Sì, grazie Jacopo, buonasera a tutti, e speriamo che a casa abbiano mangiato anche per me. Eh sì, purtroppo tu sei stato impegnato dalle 12 in poi, praticamente sei Ho fatto colazione abbondante, dai, si hai può fatto fare. Una colazione abbondante, meno male. Poi mi fa bene non mangiare troppo, dai. No, va bene. Grazie Andrea, un saluto, lo ritrovo con piacere, William Carosella, ciao William. Buonasera a tutti. E Matteo Marcheggiani, ciao Matteo. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Andiamo a vedere adesso i risultati di Serie B e non solo, poi ovviamente anche di tutti gli altri campionati, ma partiamo con la Serie B. I risultati della giornata: Bari Avellino 2-1, Cesena Spezia 1-0, Cremonese Ternana Pirotecnico 3-3, Lempoli batte il Foggia 3-1, Novara Frosinone il posticipo, Palermo Parma 1-1, Perugia Pro Vercelli. Questa è clamorosa questa partita, perché insomma la Pro Vercelli è vero che aveva appena rullato il Cesena, ma il Cesena è ultima della classe, il Perugia invece veleggia nelle parti alte della classifica, 1-5 al Curi per la formazione piemontese, Pescara Cittadella 1-2, tra poco il servizio confezionato per noi da Paolo Renzetti, Salernitana Ascoli 0-0, Virtus Entella Brescia 3-0, Venezia Carpi 2-0. La classifica del campionato cadetto, che oggi ha preso il proscenio della domenica, viste gli impegni della nazionale di Ventura, possiamo dire insomma la sosta per vedere questa nazionale di Ventura ce la saremmo risparmiata volentieri, però 14 punti Frosinone, Empoli e Palermo, 13 punti Perugia, Cittadella, Venezia e Avellino, 12 punti per Bari e Entella, 11 per Parma e Carpi, 10 punti Cremonese, Pescara, Brescia e Spezia, 9 punti per la Salernitana, 8 punti per Pro Vercelli Ascoli, chiudono la classifica Novara, Ternana, Foggia e Cesena. Andiamo in Serie C, adesso facciamo una panoramica dei risultati, poi ovviamente in questa quasi prima ora, 45 minuti, parleremo solo di Pescara Cittadella, però intanto facciamo un po' un'infarinata dei risultati. Fano Renate 2-2, Bassano Teramo 1-1. Feralpi Salomestre 0-0, Modena Albinoleffe non si è giocata per i soliti fatti che, per chi ci ha seguito, conosce bene. Stadio Braglia chiuso al Modena, che insomma ha uno scoperto di oltre 500.000 euro.
Padova su Tirol 1-1, Pordenone Ravenna 2-1, San Benedettese Sant'Arcangelo 0-0. Poi ci sono da giocare Reggiana Vicenza, Triestina Fermana. Questa settimana riposa il Gubbio. Vediamo la classifica rapidamente, perché poi avremo modo di tornarci nel corso della seconda parte. Pordenone comanda 18 punti, 17 il Bassano, 16 Renate e San Benedettese. Il Teramo è a 7 punti nella parte destra della classifica. Triestina 6, Reggiana, Gubbio e Sant'Arcangelo 5, Fano 4, Modena 0, ma il Modena, insomma, lo ripetiamo, in una situazione disperata. È vero che c'è stato il passaggio di società da Caliendo a Taddeo, ma i problemi restano e vedremo se si risolveranno, altrimenti il Modena potrebbe, insomma, essere la prossima candidata, insomma, a saltare, e per una piazza come Modena non sarebbe davvero una cosa bella. Serie di Girone F, i risultati della giornata, eccoli qua. Fabriano L'Aquila 1-2, Francavilla Castelfidardo 0-1, niente da fare per il Francavilla. Al Valle Anzuca proprio non riesce a vincere. Jesina Pineto 1-1, Monticelli San Marino 0-0, stesso punteggio per Nero Stellati e Recanatese. Il Campobasso vince il derby tutto molisano al Civitelle di Agnone 1-0, San Nicolò Vastese sul neutro di Pineto 1-2, San Giustese Avezzano 1-2, prima vittoria per i biancoverdi. Vispesa Romatelica 1-1. La classifica, eccola qua. Campobasso che allunga approfittando del pareggio proprio tra Matelica e Vispesaro, che rimangono a quota 13 e si fanno agganciare dalla sorpresa Castelfidardo a quota 13. 12 punti per L'Aquila, la prima delle abruzzesi. San Giustese e Vastese 10 punti, Jesina, San Marino, Jesina 9, San Marino 8, Pineto 7. A 6 punti Francavilla, Avezzano, Fabriano, San Nicolò e Recanatese. 4 punti per l'Agnonese e 3 per il Monticelli. Chiude la classifica il Nero Stellati Pratola con 2 punti. Prima di andare a vedere il servizio, volevo chiedervi un commento sulla partita di stamattina. Di fatto 12:30, William, sei un po' deluso dal Pescara? Ti aspettavi che dopo la vittoria di Carpi e dopo il pareggio di Cremona potesse arrivare un risultato diverso da quello che poi si è materializzato? Guarda, io praticamente dopo la partita contro la Cremonese, che è finita 0-0, e la vittoria contro il Carpi, avevo visto un Pescara molto più equilibrato, un po', diciamo, meno spregiudicato di quando avessi visto il Pescara precedente. Ed ero anche sostanzialmente contento, perché con un gol avevamo fatto 4 punti. Sì. Con 9 gol, non mi ricordo quanti, avevamo fatto soltanto 3 punti, per dire 3-3, 2-2, 2-2. Ora voglio dire, questa trasformazione evidentemente oggi si è fatta sentire e c'è un po' di confusione sia da parte dell'allenatore che da parte dei giocatori, perché non siamo né carne né pesce. Oggi non eravamo né carne né pesce. Nel senso che avevamo difficoltà, abbiamo, diciamo, subito dei gol, uno a freddo che poteva sicuramente essere un gol, diciamo, devastante mentalmente, però il Pescara è una squadra che sicuramente ha degli elementi validi, anche se qualcuno era assente, nel senso che Capone, per esempio, secondo me è un attaccante validissimo. Ho già fatto anche gol, quindi. E quindi è stata una partita che praticamente ha messo in evidenza difficoltà nel momento in cui incontro una squadra organizzata, organizzatissima come quella del Cittadella. Certo. Cittadella mi ha impressionato per la velocità, per il controllo palla, per l'efficacia. Ti ha impressionato più il Cittadella oppure ti ha deluso il Pescara? Cioè, mi ha impressionato più il Cittadella di quanto non ti abbia deluso il Pescara. Sì, sì, perché praticamente il Cittadella ha fatto un partitone, nel senso che ha dimostrato anche se io rimanevo meravigliato, perché facevo riferimento anche alle dichiarazioni di Zeman di ieri,
il Cittadella, e il Cittadella è una squadra praticamente che gioca bene, però gioca molto di rimessa, per cui dobbiamo stare attenti. Io ho visto il Cittadella invece dall'inizio della partita per quasi tutto il primo tempo e non ha fatto altro che dettare legge in campo. E noi siamo rimasti veramente sorpresi da questa prestazione maiuscola del Cittadella. Quindi è questo, diciamo, il motivo più che altro che ci ha messo in difficoltà. Poi c'è un dato che mi preoccupa. Quando abbiamo perso a Perugia il migliore è stato Benali. Oggi abbiamo perso in casa con il migliore Benali. Poi ne parleremo anche della figura di Benali. C'è un po' di confusione, bisogna ancora inquadrare, ci vuole diciamo l'equilibrio giusto. Non andava bene il Pescara prima, spregiudicato, e non va nemmeno bene anche il Pescara che in casa perde. Perché aveva tutto il tempo per recuperare e per imporre il proprio gioco, no? Matteo, tra poco vedremo il servizio, però anche a te faccio la stessa domanda di William. È chiaro che parliamo di due squadre dalla caratura inevitabilmente diversa, e quindi fino a che punto il Cittadella può stupire, come diceva William, per organizzazione, se il Pescara gioca bene? Cioè, se il Pescara gioca bene, il Cittadella è impossibile che possa stupire all'Adriatico. Beh, queste sono squadre che comunque Cittadella sono organizzate per non retrocedere, quindi le prime partite di campionato cercano di accumulare sempre più punti possibili. Io però mi vorrei riallacciare a quello che diceva William, cioè che noi non siamo ancora né carne né pesce e non sappiamo ancora che squadra siamo. Effettivamente, se non sapessi che in panchina ci fosse Zeman, non riconoscerei una squadra zemaniana. Perché? Perché non ancora ci sono quei dettami che il mister chiede ai suoi giocatori. Una squadra molto, cioè, che non sa del suo allenatore, che vuole quel gioco là spregiudicato. C'è anche da dire, perdonami Matteo, però, che ci sono probabilmente anche degli equivoci dettati dal mercato, nel senso, sì, che gente come Benali, come Bovo, poi certo, probabilmente non poi doveva rimanere e che è rimasta, poi certo, per dinamiche di mercato. Ci portiamo anche questa campagna acquisti che a me fondamentalmente è piaciuta, poi al mister qua appena si è conclusa ha avuto da ridire, però fondamentalmente è una buona squadra. No, quello che voglio dire, fondamentalmente il Pescara adesso deve ancora essere registrato come squadra. Non ancora abbiamo una... È vero che abbiamo già gli 11 titolari, perché una volta che Zeman sceglie sono quelli i suoi giocatori. Però non ancora... Beh, quelli che adesso vediamo in campo, per esempio Del Sole è un titolarissimo. Quindi è titolare Zampano o Crescenzi? Qua, cioè, anzi, per me sulla fascia destra dovrebbe giocare Balzano. Balzano. Per me dovrebbe essere lui il giocatore che dovrebbe fare. Quando rientrerà Proietti, per esempio, sarà Proietti o Kanté? Questa è una bella domanda. Secondo me dovrebbe essere più Kanté come giocatore, perché Proietti io lo vedo molto più leggero rispetto a questo ragazzo di colore. E ricordiamo che noi giochiamo con un centrocampo a tre, quindi ha bisogno di una fisicità elevata rispetto a quello che può essere un altro centrocampo. E noi abbiamo come unico, poi c'è questo equivoco che io non ancora riesco a capire, di Brugman che gioca come mezzala e non come regista davanti alla difesa. Questi due ragazzi, sia Koulibaly che l'altro, stanno cominciando a crescere, però voglio dire, io ho sentito a fine partita fischi, contestazioni, però il campionato è appena iniziato, dobbiamo ancora vedere il Pescara che sarà. Adesso, secondo me, è ancora un cantiere. La forza fisica c'è, perché comunque fino alla fine diciamo che siamo stati in partita, anche se poi non è che abbiamo fatto vedere chissà che. Ovviamente abbiamo trovato il primo ostacolo, che è stato quello di oggi, perché comunque sia la Cremonese è una grandissima squadra, però ha più che altro cercato di giocare per evitare gli attacchi del Pescara.
pure il Carpi non è che ha fatto vedere chissà che, quindi si è molto difesa. Questa invece il Cittadella sta andando malissimo. Il Cittadella invece, il Cittadella invece è stata una squadra che mi ha impressionato positivamente. Adesso, ritornando alla tua domanda di prima, chissà quando durerà questo Cittadella. Io mi auguro che arriverà dietro al Pescara. Cioè, sì, poi a noi da oggi in poi il Cittadella ci interesserà nulla. Fino adesso, all'Adriatico, chi mi ha stupito di più, cioè le squadre che mi sono piaciute di più, Frosinone e oggi il Cittadella, che ha messo in serie difficoltà il Pescara. E allora andiamoci a vedere il servizio della partita. Il Cittadella passa a Pescara 1-2, servizio confezionato per noi da Paolo Renzetti. Il pranzo non è servito e va anzi di traverso ad un Pescara ancora poco zemaniano che nel match lunch delle 12.30 ha lasciato l'intera posta ad un Cittadella ben messo in campo e bravo ad approfittare soprattutto nella prima mezz'ora degli errori dei biancazzurri che poi nella ripresa hanno provato a trovare il pareggio mancando anche qualche ghiotta opportunità. Per la squadra abruzzese quella contro i Veneti è stata la seconda sconfitta della stagione dopo il KO del Renato Curi di Perugia. Zeman che deve fare a meno ancora una volta di diversi elementi. Perde alla vigilia anche Coda per influenza e porta per rotta non al meglio in panchina per onor di firma. Al posto del nazionale Capone c'è Benali. Diverse assenze anche fra i Veneti. Panchina per l'ex Lucas Chiaretti che entrerà poi nella ripresa. Di fronte ad 8.000 spettatori si comincia agli ordini del signor Gersini di Genova. Pronti via e Cittadella in vantaggio al secondo con Adorni che di testa salta indisturbato in area su angolo battuto da Bartolomei. Avvio shock per i biancazzurri subito sotto e costretti a rincorrere gli avversari. Il Pescara l'occasione giusta però per pareggiare al nono con Benali che in area trova la respinta miracolosa di Alfonso che salva porta il risultato. L'atteggiamento aggressivo e la difesa alta dei Veneti creano problemi al Delfino che fatica a proporre gioco e che subisce il raddoppio del Cittadella al 18° con Siega che se ne va da solo in contropiede sul filo del fuorigioco andando poi con un tiro ad incrociare a battere per la seconda volta l'incolpevole Pigliacelli. Stadio Adriatico ammutolito ed incredulo al cospetto di un Pescara imbarazzante e quasi mai capace di impegnare il portiere ospite fino al 37° quando Salvi va a commettere fallo in area di rigore su Mazzotta. Gersini bene piazzato indica il dischetto con Benali che con un pizzico di fortuna batte Alfonso per il gol del 2-1. Al 39° Kwame crea un brivido dalle parti di Pigliacelli con Bovo che riesce a salvare, ma la squadra di Venturato in giornate al 40° è ancora Kwame ad impegnare il portiere biancazzurro. Nel finale di tempo non accade più nulla, al di là di qualche scontro piuttosto duro in mezzo al campo fra i giocatori delle due squadre. Nella ripresa si riparte con gli stessi protagonisti della prima parte di gara e con i biancazzurri più intraprendenti. All'11° è Zampano a fare tutto bene prima di sparare alto dall'interno dell'area di rigore. È un Pescara sicuramente diverso da quello dell'avvio di gara, ma confusionario e che comunque spinge quando può. Al 19° sembra fatta con Zampano che crossa nell'area piccola per Pettinari che in scivolata mette di un soffio al lato prima di essere sostituito da Ganz con Venturato che risponde gettando nella mischia l'ex Lucas Chiaretti per Siega e poi Arighini per Strizzolo. In campo la gara resta aperta con il Pescara che rischia ma che spinge e che al 33° si divora il gol del pareggio con Benali. Zeman tenta il tutto per tutto mandando in campo Crescenzi e Cappelluzzo per Del Sole e Mazzotta. Il Pescara a trazione anteriore spinge più con la forza della disperazione che con la lucidità, ma il risultato non cambia con il punteggio che così sorride ai Veneti, vincitori per la prima volta nella loro storia allo Stadio Adriatico. Queste le immagini di Pescara Cittadella, le abbiamo riviste, giustamente diceva Paolo Renzetti nel servizio, non so se siete d'accordo, soprattutto in fase di tentativo di rimonta, William, si è visto un Pescara un po' confusionario a volte. Sì, non organizzato, ripeto, non è stata una buona partita da parte del Pescara, assolutamente la reazione è stata, diciamo, quasi blanda e poi niente. Credo che il Pescara sia stato messo in difficoltà dal gioco e dalla bravura del Cittadella. Ganza acquisto più costoso, ci scrivono 0 gol, c'è anche da dire. Ma vedi anche che questa cosa non qui, ha praticamente Ganza ha giocato è entrato, io lo vedo un pochino svogliato d'altra parte, ma se un giocatore che è stato pagato profumatamente
e si ritrova ad essere, a stare in panchina, ma psicologicamente incide sul giocatore, è inutile. Sì, ma oramai, secondo te, dopo un qualche settimana è giusto che giochi Ganz titolare? Cioè, Pettinari sembra un po' aver perso quella... Ma no, Pettinari riceveva 100 palloni e faceva 2 gol, per dire, no? E invece adesso praticamente affrontando queste giochi, squadre... se non arrivano i palloni è impossibile segnare. Sì, ma poi è chiaro che Pettinari da tempo non gioca come giocava all'inizio, ma non è che non gioca, non riesce ad avere le palle gol. La palla, il gol fatto di tacco con il Foggia, troppo facile, senza marcature, senza niente, insomma, credo che praticamente oggi il Cittadella abbia meritato di vincere. Il Pescara deve chiaramente cominciare a pensare ad avere una sua identità, però c'è da dire una cosa, parliamoci chiaro. Se l'obiettivo è quello dei play-off, un campionato, diciamo... Il Pescara buono, in linea con... E diciamo che stiamo crescendo. Se invece c'è qualcuno che pretende che si ritorni in Serie A con Zeman, come abbiamo fatto nel 2012, credo che bisogna avere un pochino di prudenza in queste... E un po' di non di presunzione, diciamo, perché questa squadra così com'è adesso praticamente può fare un buon campionato, però non ha gli elementi tali da poter centrare l'obiettivo Serie A. Una nota di colore: col Cittadella abbiamo sempre vinto immeritatamente, ma sempre, sì, tutte le volte. Sì, proprio il nostro Costantini ha fatto un riepilogo. Sì, bravo. Foscarini era, siccome Foscarini è stato allenato nel Cittadella per tanti anni, anche contro Zeman, mi ricordo, il giocatore colore, qui a Pescara fece un partitone il Cittadella e Ma si mangiò 3-4 gol, ma veramente mangiati. E noi vincemmo la partita, sì, sì. Quindi una sorta di vendetta questa di oggi. Andrea, vengo da te per chiederti se a questo punto possiamo dire che un Pescara un po' capone dipendente, oggi non c'era, è impegnato con la nazionale, però è chiaro che i numeri di questo ragazzo che ha talento da vendere, quando non ci sono, quando magari lui non si accende, condizionano un po'. Beh, oggi tra i migliori in campo, tra quelli da salvare, c'è stato proprio chi ha giocato al suo posto, che è Ben Ali. Un po' la catena di sinistra si è salvata, soprattutto con Mazzotta attivo, specie nel primo tempo. Ben Ali è stato tra i più vivaci, oltre ad aver segnato il gol sul rigore. La realtà è che questa squadra non gioca come vuole Zeman. Però a Cremona e a Carpi non hai subito gol. Ma Andrea, scusami, non gioca come vuole Zeman proprio perché, per esempio, in una partita di oggi gioca Ben Ali, che non è un giocatore da Zeman? No, allora, sicuramente questo incide, però è in realtà tutto il sistema che non va. Non va nel senso che non si vede il tipo di calcio che Zeman vorrebbe. Questo Pescara è un laboratorio, nel senso che in avanti gioca Pettinari, ma doveva essere Ganz il centravanti. A destra il designato era Mancuso, che finora ha giocato uno spezzone con il Foggia, poi non più visto. Nel ruolo di metodista, fondamentale per Zeman, si sono alternati Carraro, Proietti, Canutè e Brugman. Sono troppi, 4 cambi in un ruolo così cruciale. È evidente che il Pescara sta cercando la sua dimensione. Anche i difensori centrali, oggi Bovo Fornasier, mai avevano giocato insieme quest'anno. Coda Bovo, hanno fatto 2 partite. Coda inizialmente per era Coda per Rotta. A destra gioca Zampano e gioca Crescenzi. Zampano Crescenzi, a Carpi Balzano, oggi di nuovo Zampano. È un laboratorio. Zeman sta cercando di trovare la combinazione giusta di giocatori
però ancora non la trova, un po' per le caratteristiche dei giocatori che impiega, un po' perché alcuni mancano, perché ad esempio Palazzi potrebbe fare al caso suo, ma anche lui è stato indisponibile, Mancuso quasi mai disponibile, questi sono dei contrattempi che rallentano la formazione di un'identità zemaniana. Andrea, anche Balzano, cioè a destra sono tre. Sì, 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 l'ho detto, a casa è giocato lui e oggi è tornato Zampano. Cioè ci sono tanti cambiamenti in ruoli cruciali, strategici, per uno che vuole un certo tipo di calcio come Zeman. Però faccio la domanda a Matteo, ma poi anche ad Andrea e a William. È chiaro che, cioè, se le combinazioni vanno provate settimana per settimana, sono un miliardo di... cioè arriverà tra 20 anni a trovare... cioè, le combinazioni sono tantissime. Beh, sì. Cioè, non si può pensare di andare sempre a cambiare ruoli. Ruoli e uomini. Perché non c'è... l'idea chiara. Evidentemente nessuno convince. No, evidentemente nessuno lo sta convincendo per questo suo gioco, ma quello che a me fondamentalmente mi preoccupa è la fase difensiva, che è quella che lui comunque tende sempre meno a non curarla, perché lui ha un sistema di difesa, di pressing che parte dalla punta centrale fino ai difensori. Il problema qua sono questi due giocatori che alcuni, cioè Balzano nell'intervista ha detto vabbè, io aspetto, cioè nel primo tempo sono andato fino in fondo, poi alla fine ho aspettato, non mi sono mosso. Zeman questo dettame calcistico non lo vuole assolutamente, quindi chi ha ragione in questo momento? I giocatori quindi ascoltano Zeman, non lo ascoltano, e poi Balzano è un giocatore che ha vinto il campionato con lui. È stato voluto a Cagliari, quindi giocatore importante, e queste cose un po' mi fanno diciamo un po' preoccupare, però fondamentalmente siamo ancora all'inizio, quindi non credo che ci siano troppi allarmi. Guarda, mica proprio all'inizio, guarda, Matteo. Guarda, non è la prima di campionato. Dicono della difesa, seconda. Effettivamente i due gol sono abbastanza. Sì, però se tu pensi che ci sono 42 partite. Ad oggi pensi che ci sono. Il campionato è ancora iniziato. Poi comunque voglio dire. Quattro punti dalla vetta. 11 squadre davanti, però vediamo la classifica. Abbiamo 3 punti dalla retrocessione. È un campionato, la Serie B, che comunque è molto, cioè, molto. È vero che il Pescara è a 10, il Frosinone, l'Empoli e il Palermo sono a 14, ma 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Sì, ma i 3 punti in più dell'ultima, capito? Cioè, anche da fare questa considerazione. Esatto. Sì, ma se oggi dovessimo vedere la classifica, io credo che non è proprio il caso, perché sono talmente tante squadre, talmente tutte ravvicinate, che basta un filotto di risultati per trovarti al primo posto, e così come ti ritrovi bassi. Secondo me Jacopo, per Zeman è stato micidiale l'inizio del campionato. In che senso? Nel senso che ci sono stati quei risultati veramente incredibili, quei pareggi. Dici che quei pareggi un po' hanno quelli condizionato. Hanno messo in confusione Zeman, perché si è reso conto. Più che Zeman si è resa conto la squadra, perché la squadra è fatta anche di giocatori che hanno una loro mente e una loro personalità. Coda e Bovo, evidentemente, peraltro io credo che i giocatori si parlino pure, no? E dici, ma che facciamo qua? Andiamo tutti all'attacco, facciamo gol e poi magari in difesa, insomma, una mano, la sua deve essere più corta, più organizzata. E è quello che ancora trova, sta cercando in tutti i modi Zeman, evidentemente, ma c'è o la prestazione spregiudicata che ha portato a quei risultati veramente vergognosi, oppure la prestazione bella accorta, quella contro la Cremonese e contro il Carpi, che ha fruttato 4 punti e i giocatori sono contenti perché non hanno preso gol e non hanno perso. E quindi bisogna uscire da questo equivoco. E se Zeman insiste che vuole quel... perché quando poi
Si commenta la partita contro il Carpi, sì, però abbiamo fatto un solo gol, a me piace fare un gol più dell'avversario, eccetera. Ma sono tutti discorsi che non servono a nulla. Peraltro, secondo me, io sono un umile ignorante nel calcio, però i numeri li vedo e li voglio anche commentare. Secondo me questo fatto della mentalità di Zeman non ha portato a nulla, nemmeno a lui. Perché? Perché i risultati suoi nella carriera non sono stati sicuramente eclatanti, se non due promozioni col Foggia e con il Pescara. Ma ha fatto mille panchine, però sono stati parecchi esoneri. Allora, voglio dire, questa mentalità è giusta o non è giusta? Abbiamo visto il secondo gol, adesso se riusciamo te lo faccio anche rivedere, il secondo gol preso dal Pescara. Intanto continuate a scriverci. Le prerogative del gioco di Genova sono squadre a corta intensità, rapidità, tagli e movimenti senza palla. Attualmente manca tutto, sì, per caratteristiche dei giocatori. Non è semplice. William, però per prendere questo, per evitare anzi di prendere questo gol, io non penso che serva, guardiamolo, non penso che serva chissà che cosa. Cioè è un giocatore come Bovo che parte, che non tiene la linea. Cioè, questo è un errore elementare, cioè non serve avere struttura di gioco clamorosa. Assolutamente, sono d'accordo. Altrimenti noi corriamo sempre il rischio di dire colpa di Zeman perché prende gol e poi ci dimentichiamo che dietro funzionano le cose. Sì, però uniamo le due cose. Questo particolare a cui fai riferimento tu è giustissimo, ma bisogna accomunarlo all'intera partita. Sì, sì, sì. E quindi praticamente non è che ci sia stato un miglioramento. E poi ci sono allenatori che curano molto la fase difensiva, altri come Zeman che curano moltissimo la fase offensiva. Fare un gol più dell'avversario è rischioso. È un fatto che praticamente è un attentato alle coronarie per quelli che veramente amano il Pescara e sentono tantissimo la partita. Anche perché, scusami se ti interrompo, William, noi stiamo parlando di Bovo, un giocatore che ha un'esperienza eccezionale, ha giocato in squadre importanti, però stiamo parlando di un Bovo che doveva fare un fuorigioco quasi sulla linea del centrocampo. Cioè io non ricordo quante volte Bovo ha avuto queste possibilità nella sua carriera una cosa del genere. Allora torniamo al discorso di prima. A Pescara si trova situazioni di queste dove si trova. E allora probabilmente il paradosso, l'equivoco di partenza è che questa non è totalmente una squadra. Ma infatti Bovo non è partito come giocatore titolare di Zeman. Scusate, ma io guarda, ma quali sono state le squadre? Il Cagliari? Altre squadre disegnate per Zeman? Foggia e Pescara sono state disegnate per Zeman, ma non è che sono state disegnate, è che aveva giocatori che hanno digerito e messo in pratica, esatto, il suo dettato calcistico. Però ripeto che questo dettato calcistico di Zeman è un rischio. Perché? Perché se non vieni digerito, se non vieni appreso dai vari giocatori e anche diciamo accettato, perché anche gli allenamenti, il signor De Rossi a Roma praticamente i gradoni non li ha voluti fare, per dire, no? E allora dobbiamo chiaramente fare i conti con questa realtà. Parliamoci chiaro. Ecco perché comunque prendono i ragazzi. Io non che è che vogliono, adesso voglia che vogliono dare emergere addosso a Zeman, per l'amor di Dio. Però l'integralismo, non hai giocatori che allora a un certo cosa momento a fare Zeman. Allora, lo hai preso. No, allora cosa lo prendi a fare? No, ma perché lui la squadra la trova sempre. Pure capito, la squadra la trova sempre, quindi non è un ragionamento. No, se tu hai preso Zeman, sai lo prendi perché anche a Foggia lo ripresero per fare lo stesso cosa con Casillo e con Pavone, praticamente fecero il trio vincente e non andarono in Serie C nemmeno ai playoff, per dire. Lo prendi perché praticamente è un nome, è uno che se ti fa divertire puoi anche vincere divertendoti.
Però sai, perfettamente i pro e i contro. Però esatto. Allora, i pro e i contro, è chiaro che ci sono. Per te sono più contro dei pro. Ci fermiamo per la pubblicità, non cambia di canale, torniamo tra pochissimo con le interviste di Venturato e Zeman, tra poco. Aia. Eccoci rientrati, seconda parte dell'Abruzzo del pallone, andiamo nella pancia dello stadio Adriatico di Pescara, andiamoci a sentire le conferenze stampa di Zdeněk Zeman e ovviamente anche di Roberto Venturato, l'allenatore del Cittadella. Sentiamo. Io non voglio cercare scuse, partita alle 12:30, si gioca alle 12:30, certo è che la prestazione di oggi non è ottimale, abbiamo fatto maluccio anche se l'avversario ha fatto gol sul fuorigioco, cioè su posizione sbagliata nostra e su calcio d'angolo, e quello fa risultato. Poi ho sentito l'ultima frase che cercano di giocare a calcio, io penso che hanno cercato di non giocare a calcio, nel senso ogni rimessa, tanto tempo perso. È un modo, è una squadra esperta, nel senso con l'età sicuramente avanti, e fanno quello che devono fare. Da parte nostra, ripeto, per me mancava movimento senza palla, noi abbiamo giocato sempre sui piedi di un compagno e loro, sapendo che loro sono molto aggressivi sulla palla, abbiamo pagato, abbiamo sviluppato poco, forse secondo tempo qualche paragola abbiamo creata, però non è bastato. Beh, lì è solo più il problema di attenzione, è vero che ci è arrivato molto bene il colpitore di testa lì su quella palla, ma io ne avevo due vicini che si lasciavano portare via dalle posizioni e hanno lasciato quello spazio. Mister, la preoccupa questa sconfitta, mi spiego, rispetto alle partite precedenti, oggi mi preoccupa l'atteggiamento, ripeto, noi dobbiamo proporre, dobbiamo giocare sui movimenti e sui spazi, se giochiamo sui piedi di giocatori fermi non arriviamo mai e molto, molto spesso regaliamo palla all'avversario. Problema di approccio mentale, non fisico, al di là dell'orario. E il problema è che non hanno ancora chiaro che devono fare, nonostante tre mesi di lavoro. Siamo un po' indietro. Siamo un po' indietro. Siamo dietro. Come concetti siamo dietro. Un giudizio sulla prestazione di Ben Ali, gli aveva augurato una grande gara, ha fatto gol su rigore, poteva farne forse altri due. Qual è il suo giudizio? Vabbè, ha fatto la sua parte, poi di nuovo il discorso che vuole palla deve andare dentro per poter fare gol. Lui fa molte cose fuori dall'area e quindi deve lasciare lì spazio a terzino, a centrocampista. Diciamo che pendeva un po' a sinistra la squadra con Brugman, Mezzala e Ben Ali, no? E loro sono amici. Infatti con questa squadra bisogna cercare di cambiare veloce, di scivolare palla da destra a sinistra a destra. Noi abbiamo queste terzine che si fissano che devono arrivare per forza anche se sono in inferiorità numerica. Noi siamo venuti qui per cercare di vincere, lo facciamo sempre contro tutte le squadre. Il nostro atteggiamento è questo, è quello di andarci a giocare le partite indipendentemente da chi giochiamo, contro chi giochiamo, e credo che abbiamo fatto un grande primo tempo, io credo posso parlare della mia squadra, dopo sicuramente la nostra prestazione credo che vada elogiata soprattutto nel primo tempo, nel secondo tempo credo che siamo una squadra che ha cercato di mantenere il possesso della partita ma in alcuni momenti non ci è riuscita e questo è un difetto sul quale noi dobbiamo crescere e saper lavorare e ancora molto, perché se vogliamo cercare di rimanere nella parte alta della classifica dobbiamo puntare a crescere ancora e crescere attraverso il lavoro. Comunque il Pescara è una squadra molto forte, secondo me, e dopo io faccio fatica un po' a parlare del Pescara, credo che sia giusto parlare, che io parli della mia squadra e di quello che ha fatto in campo e credo che abbia dimostrato di essere una squadra che è in grado di andarsi a giocare le partite contro chiunque
e soprattutto cercando di giocare a calcio e cercando di vincere indipendentemente da chi affrontiamo. Noi non siamo riusciti a tenere il possesso della partita come abbiamo fatto il primo tempo, e questo è in questo momento uno dei limiti sui quali noi dobbiamo essere bravi a vederlo e saperci lavorare. Credo che possiamo fare di più sicuramente, però va anche elogiato il fatto di aver combattuto per conquistarci tre punti importanti dopo aver subito una sconfitta in casa, credo immeritata, contro l'Entella, e credo che questo sicuramente vada fatto un grosso applauso al gruppo. Dopo io per primo, ma credo anche tutti i giocatori, siamo assolutamente consapevoli che per rimanere nella parte alta della classifica dobbiamo migliorarci, saper fare 90 minuti come abbiamo fatto il primo tempo. Questi due allenatori, William, facciamo un po', ovviamente Venturato ci interessa un po' meno, rimaniamo sulle parole di Zeman, che peraltro sono anche, diciamo, abbastanza importanti, perché dice una cosa particolare: vabbè, abbiamo giocato palla sui piedi, invece noi dobbiamo giocare palla sul movimento. Ha un po' ripreso i terzini, dice si incapponiscono a volte anche se sono in inferiorità numerica, a voler fare per forza ad andare fino in fondo, ma soprattutto la cosa che probabilmente è il concetto più emblematico della giornata, ha detto siamo un po' indietro nei concetti, non tanto nella preparazione, nei concetti fondamentali. Dunque, evidentemente, lo stesso allenatore dice siamo indietro rispetto alla costruzione della squadra che ho in mente. Sei d'accordo? Allora, ha ragione a dirlo. Per quanto riguarda, diciamo, la disamina che ha fatto, è perfetta, perché chiaramente l'abbiamo visto tutti che c'erano dei difetti, che non si giocava senza palla. D'accordo. Ma io dico, da luglio, io credo che il Pescara avrebbe dovuto già inquadrare, a differenza di quanto dica Matteo, la squadra titolare finora non c'è. Sono stati cambiati giocatori nei vari ruoli, per cui ancora anche la squadra stessa non gioca a memoria. Perché? Perché tu ti ritrovi dei compagni che magari stanno fuori ruolo, oppure che non hanno giocato con te per in pochi scorci di partita, per cui ancora c'è quell'amalgama, quel sincronismo che deve esserci in una squadra, e con l'equilibrio giusto per andare all'attacco e a difendere anche, a dare una mano alla difesa. Finora praticamente questo lavoro di Zeman non è stato compreso dai giocatori, evidentemente, e io credo che sia anche difficile da comprendere. Sia difficile da comprendere, perché noi abbiamo visto il Pescara nostro, il Foggia, che avevano compreso tutto praticamente i giocatori ed erano riusciti a fare quel campionato straordinario. Va bene, ma nelle altre squadre evidentemente ha avuto gli stessi problemi, perché vuole un tipo di gioco che i giocatori non riescono a praticare. E quella è la verità, purtroppo, dai dati di fatto, dai numeri, dalle statistiche. Ma i giocatori o questi giocatori? Dalla storia di Zeman. Ma i giocatori o questi giocatori? Ma io credo che qualsiasi giocatore faccia fatica a mettere in pratica quello che Zeman vuole. Quello è il problema. Perché? Perché evidentemente non ci riescono, no? Stiamo vedendo, tutti quanti dicono questo non è la squadra di Zeman. Ma la squadra di Zeman che cos'era? Quella del Cagliari, o quella del Lugano, o quella di altre squadre del Praga? E qual era la squadra di Zeman? È stato soltanto il Pescara e il Foggia. Volevo dire, è difficile praticare il gioco che vuole Zeman. Perché? Perché devi essere forte in difesa e abbandonata a se stessa. E se hai giocatori fortissimi, d'accordo, ma se non li hai, allora il discorso cambia. Io perché dico che all'inizio, che noi siamo ancora un cantiere aperto e che non ancora ci sono delle questioni ben precise, anche se gli 11 titolari secondo me sono ben facili indicarli.
però tra squalifiche, infortuni e nazionale, ovviamente non è che sono sempre tutti a disposizione. Comunque poi ne parleremo. Il Pescara, però alcune cose bisogna dirle, perché il Pescara di 5-6 anni fa era un Pescara che non è che era stato creato così dal cilindro, i giocatori venivano presi a casaccio, no, quelli erano i 6-7 undicesimi di quella squadra, provenivano dal Foggia dell'anno prima, che li aveva avuti Zema. L'anno prima che cosa avevano fatto questi giocatori? In Lega Pro non, beh, 6-7, c'erano Romagnoli e Insigne. Romagnoli. C'erano Cone, c'era Anania, c'era come si chiama il difensore centrale Romagnoli. Sì. Poi c'era. Poi arrivò Balzano dall'Atletico Roma. Comunque il, diciamo, l'ossatura centrale era già creato dal Foggia dell'anno prima, che non era arrivato arrivata neanche ai play-off in Lega Pro. Però poi l'anno ci scrivono ancora con questo cantiere, tra un po' finisce il campionato. Questo è il Pescara di quest'anno, cioè non è che ci creiamo. Se vogliamo vedere qualcosa di più dobbiamo aspettare la primavera. Adesso la squadra è addirittura questa. Ma secondo me sì, perché sarà la squadra che avrà una preparazione atletica al meglio, perché adesso secondo me alcuni giocatori come per esempio Zampano e Benalì non hanno fatto la preparazione atletica per le voci di mercato, quindi hanno avuto queste difficoltà. Giocatori che per me possono essere anche importanti. Benalì in questa squadra, l'ha detto pure Zeman, secondo me non troverà spazio, quindi è inutile stare troppo a menarci Benalì sì, Benalì no. Il problema fondamentale è che oggi è vero che abbiamo perso, però io, come ho detto anche all'inizio di trasmissione, non mi preoccuperei più di tanto, anche perché se Zampano agli ultimi minuti della partita avesse messo la palla sotto la traversa davanti al portiere, magari stava a posto di passarla al centro, magari stiamo parlando di un'altra partita, di un altro risultato. E comunque, ma non è vero. Ma come non è vero? Magari un pareggio in rimonta, avremmo detto, il Pescara ha rimontato. Ma perché? Tu avresti detto così, perché io guardo la partita per intero, e se una squadra praticamente sta giocando meglio dell'altra, e io non posso vanificare il gioco fatto da quella squadra perché all'ultimo momento si pareggia e magari non vince la partita. Ma non è vero, non è vero. Questo è come quando noi giornalisti mettiamo un voto in più a chi fa gol dopo aver fatto una prestazione schifosa. Ci sono molte volte dei giocatori che giocano malissimo, fanno gol, vai a vedere le pagine. Ci dicono però che il problema del Pescara è che questa squadra l'ha fatta Sebastiani, non Zeman. Ma questo è. Zeman è l'allenatore del Pescara dall'anno scorso. Ha avuto un sacco di uomini a disposizione, ha avuto un saccaccio di tempo per fare la squadra. Adesso praticamente mi viene a dire qualcuno che la squadra l'ha fatta Sebastiani. Ma stiamo scherzando, dai, su. Zeman se ne doveva andare allora. Se Zeman era così insoddisfatto della campagna dei trasferimenti del Pescara, doveva andare via e lasciare 400.000 euro a qualcun altro. Certo. O no? Ma poi pure questa cosa di Sebastiani che fa la squadra, Sebastiani criticato durante il campionato. Io farei vedere a chi contesta questa società quello che sta succedendo a Modena. L'avevamo detto all'inizio, Modena è una piazza che per 500.000 euro non ha uno stadio aperto e non può giocare, e sarà una prossima squadra. In questo, perdonami, però gli esempi peggiori si trovano sempre. Stiamo parlando di una piazza come Modena. Questo è un inciso che mi piacerebbe farlo. Sono d'accordo, però voglio dire, ad andare a scavare poi. Guarda, mi hanno mandato un messaggio adesso che io mi arrabbio, sapete perché? Perché io amo il Pescara, l'ho sempre amato, e chiaramente a me dà fastidio quando si dicono le bugie. Quando magari si dice che la squadra l'abbia fatta il presidente Sebastiani, ma non è assolutamente vero. Ma perché bisogna così fare uno scaricabarile per salvare chi?
il responsabile della squadra, i responsabili sono l'allenatore, i direttori sportivi, quelli fanno la squadra, quelli devono chiaramente. È ovvio che un allenatore che non ha un allenatore come Mazzone, per esempio, no? Se non aveva gli uomini che potevano praticare la sua filosofia di gioco, è ovvio che faceva un altro tipo di gioco, perché un allenatore non può essere monocorde, che non può essere integralista, questo bisogna fare e basta, ma se non hai gli uomini adatti non lo puoi fare, non lo puoi fare. Però ripeto, a quel punto non prendi Zdenek e Zeman, perché ci sono migliaia di allenatori, centinaia di allenatori a spasso, non vai a prendere Zeman. Se prendi Zeman ti assumi il rischio di fare una scelta che sai che ti comporterà l'integralismo come stile di gioco. Per carità. Cioè non si può dire adesso a Zeman devi cambiare, perché lo si sapeva anche prima che tornasse. Esatto, bravo. Che era così. Sì, però c'è anche da dire che molti questo concetto non lo dice, non lo avvertono, e allora il ritorno di Zeman è stato un ritorno ben accolto da tutti quanti. Perché? Perché ha lasciato un buon ricordo a Pescara, con la speranza che possa ripetersi, ma è difficile, è difficile. Assolutamente. Matteo, non è che mi sono dimenticato dell'11, hai detto che c'è la squadra titolare, adesso io lo voglio sapere, mentre continuiamo a scorrere le immagini, perché siamo quasi in chiusura di questa parte, poi ovviamente domani sera il corso di replay con Enrico Rocchi, 1 ora e 30 minuti, insomma si analizzerà con 24 ore di ritardo, insomma la partita di oggi, ci sarà anche il tempo per magari aver assimilato questa sconfitta. Però adesso sono curioso di sapere i tuoi 11 titolari. Ma perché il signor Sebastiani non si può contestare? Sapete spiegarlo? Perché non si può contestare? Ma chi l'ha detto che non si può contestare? Ma il responsabile maggiore della società è sicuramente il presidente Sebastiani, il quale però ha fatto anche dei risultati e ci fa godere della Serie B con una società pulita, eccetera. Dai, che vogliamo? Ma vogliamo fare la fine delle altre squadre, come lo stesso Parma che è tornato adesso in Serie B, il Catania, il Chieti, il Lanciano. Ma sono squadre che falliscono, che ne spariscono dal calcio. Noi siamo una realtà di Serie B e dobbiamo, chiaramente, non abbiamo i miliardari come Berlusconi, oppure come qualche cinese o arabo che viene qua a mettere i soldi per fare sicuramente molto meglio. Anzi, stiamo facendo bene per quanto riguarda la storia del campionato degli ultimi anni, no? Io non mi lamento. Che Zeman poi partita per partita si valuta. Che poi voglio dire, Zeman fa anche il gioco della società, perché se ti valorizza quei giocatori che poi lui riesce a vendere nel mercato, riesce a fare cassa e continuare questa però storia. Però giustamente allora a che casa poi dicono, però noi valorizziamo sempre giocatori di altre squadre, perché il capone dell'Atalanta, del Sole già della Juventus, sì. Cioè noi valorizziamo Koulibaly è già da Torinese, perché dobbiamo valorizzare sempre giocatori di altre squadre? Dice, ma lo dico io perché se si vuole continuare a fare calcio a Pescara devi anche procurarti del denaro, perché gestire una società di calcio non è soltanto la prima squadra, ci sono le giovanili, i pullman, gli alberghi, ma ci sono delle spese enormi, enormi. Bisogna gestire una società e non è semplice. E Sebastiani lo fa benissimo perché lo sa fare, capito? E senza rischiare nulla, praticamente senza avere un punto di penalizzazione come c'è stato con Paterna e compagni. Voglio dire, a questo punto è chiaro che dobbiamo accontentarci di quello che è, e se valorizziamo qualche giocatore, ma perché? Quando abbiamo fatto la Serie A con Scibilia eravamo sotto di 20 miliardi, come diceva lui, forse anche di meno, per carità. Però Andrea Iaconi e Cetteo Di Mascio fecero un miracolo, era una società collaterale a quella del Pescara, quella delle giovanili, con valorizzazione di giocatori che venivano venduti, hanno sanato il bilancio. Ma la cosa più importante nel calcio sicuramente è quello di vincere le partite, di essere,
Però purtroppo se non ci sono i denari per fare quello che magari uno vorrebbe dalla propria squadra, si deve accontentare e non deve stare a denigrare chi invece amministra questa società. Se no, ricominciamo da capo. C'è qualcuno che dice pure: ma ti fa male fare per esempio la Lega Pro, oppure ricominciare da capo? Ma per carità, dai, non diciamo sciocchezze. Ok, tra poco il prossimo turno. Andrea, tu in tutto questo discorso che hai seguito con particolare attenzione, insomma è chiaro che torniamo sempre lì, eh? Poi quando c'è una sconfitta torna in ballo tutto, perché bisogna anche dire questo: oggi fosse arrivato un 2-1 per il Pescara staremmo parlando di tutt'altro. Ma la prestazione più che altro. Staremmo parlando di tutt'altro con la stessa prestazione. Avremmo detto è un Pescara cinico che va oltre Zeman, che riesce nonostante Zeman a portare a casa, come abbiamo detto, dopo Carpi. Quindi state ammettendo che avreste fatto delle dichiarazioni. Abbiamo detto dopo Cremone, dopo Carpi, che il Pescara visto non era il Pescara con un'impronta zemaniana. E lo ripetiamo ora che il Pescara ha perso. Certo, poi se il Pescara vince è chiaro che il commento è addolcito, se il Pescara perde è chiaro che il commento si inasprisce, ma resta il filo conduttore di una squadra che ha iniziato facendo intravedere dei presupposti del calcio di Zeman contro il Foggia, contro il Perugia un po' di meno, contro il Frosinone seppur rischiando contro una squadra molto forte. Poi con il passare delle partite si è visto sempre meno un Pescara sempre meno spregiudicato, anche nelle partite che poteva vincere a Salerno contro la Virtus Entella si è visto una squadra che del ritmo di Zeman, delle verticalizzazioni di Zeman, di quel tipo di calcio ha ben poco. Certo ci sono delle individualità importanti anche tra i più giovani, anche tra i debuttanti, ma è una squadra che non ancora fa vedere quello che Zeman vuole, soprattutto nelle ultime uscite. Quindi un po' questo dipende dal mercato, perché il materiale arrivato non è totalmente tagliato per il calcio di Zeman. Un po' dipende dal fatto che questo è un cantiere e sicuramente tra qualche tempo vedremo un Pescara più in linea con le idee di Zeman. Però non lo sarà mai fino in fondo, perché probabilmente non c'è il materiale in tutta la rossa, se noi andiamo a vedere, che serve a Zeman per fare il suo tipo di calcio. Lo stesso Canutè mi sembra un ottimo giocatore, ma forse non ha il passo per fare quello che Zeman chiede alla sua squadra. Magari un'impressione, magari saremo smentiti, però questa è appunto una sensazione che ho. Ok, Matteo, dai, dacci questo 11. Quale sarà? Anzi, no, non il tuo, perché attenzione, qui non stiamo facendo. No, tu hai detto che c'è un 11 titolare. Poi ovviamente salvo infortuni, salvo nazionale. Salvo infortuni. Mettiamo la rosa al completo. Allora, qual è l'11 del Pescara? Allora, Pigliacelli. Pigliacelli tra i pali, a destra? A destra c'è Balzano. Mm. Poi ci abbiamo però Bovo. Ha giocato Bovo? Ma perché io ti ho detto salvo. No, salvo tutti. Vabbè. Tutti a disposizione. Balzano, Bovo. Bovo, Perrotta, che ovviamente adesso sta infortunato, e Mazzotta. Poi due ragazzi di colore, di Akite e Canutè e Koulibaly. Brugman è davanti Del Sole, Pettinari, però adesso bisogna vedere un po' con Ganz come va, però secondo me continuerà con la linea di Pettinari e Capone. Del Sole, Pettinari e Capone, quindi sostanzialmente più o meno, mi pare di capire, più o meno la stessa formazione è scesa in campo oggi, più o meno, a parte Balzano, Zampano, ci sono talmente tante incognite, un'influenza che coda. Quello è chiaro. Ci sono, ovviamente, non è che si può avere poi tutto. Io non sono d'accordo, assolutamente. Ok, vediamo il prossimo turno, perché il prossimo turno per rialzarsi non è proprio il massimo, sabato prossimo alle ore 15, Maurizio, se ce lo fai vedere, perché c'è la trasferta del Tardini a Parma. Ascoli Venezia, Avellino Salernitana, Brescia Novara, Carpi Cesena, Cittadella Cremonese, Foggia Perugia, Frosinone Palermo. Peraltro Frosinone
per chi ci segue in diretta, appena iniziato la sua partita a Novara, settimana prossima, insomma, grande partita tra Frosinone e Palermo, ma quella che ci interessa più da vicino è Parma-Pescara, poi Provercelli-Bari, Ternana-Spezia, Virtus-Entella-Empoli, che però Entella-Empoli si giocherà lunedì. Insomma, Parma è vero che non è promossa, però è pur sempre il Parma. Vi chiedo un minuto a testa per valutare se c'è la possibilità contro una squadra come il Parma di poter vedere un Pescara, non dico vincente, diverso da oggi, cioè vi aspettate un Pescara completamente diverso che sappia reagire rispetto ad oggi? Io le previsioni col Pescara non riesco, non riesci a farle assolutamente, perché è capace di tutto. Quest'anno abbiamo visto che è capace di tutto: 3-0, 3-3 a momenti perdi, 2-2, 2-2, insomma, vinci fuori casa col Carpi, praticamente in casa perdi col Cittadella. Fai una buona prestazione a Cremona. Io non ci sto capendo niente per quanto riguarda questo Pescara, perché non ha una sua fisionomia ben precisa che mi faccia dire: questa è la squadra Ghezzi, Blason, Giacomazzi, Neri, Giovannini, Nesti, Armano, Mazza, Lorenzi, Skoglund, Niers. Questo è nel 48. L'Inter. Eh sì. Matteo. Ma guarda, il risultato ovviamente sarà tutto d'incognita, però secondo me rimarriamo su questa falsa riga di un gioco ancora lento, ancora macchinoso, con ancora molte difficoltà. Non credo che in una settimana si riescano a risolvere quei problemi che abbiamo visto fino adesso, quindi rimango cauto e spero, ovviamente spero per il meglio per il Pescara, ma non credo grosse novità di prestazione, diciamo così. Cosa hanno mangiato oggi? Dategli una bistecca al sangue, un bicchiere di Montepulciano, partita brutta, primo tempo penoso, va bene. Noi pensi che abbia inciso anche l'orario? No. Perché Zeman... No, quasi. Non può incidere, perché se sei un professionista non può incidere una partita... Anche perché gioca anche il Cittadella, giocava a quell'ora, quindi... e ha giocato meglio, quindi non credo che ci siano... Appunto, troppe. A parte che c'è l'avversario, e poi se sei un professionista... che giochi alle 12.30, alle 20.30, 16.30, 14.00, qualsiasi ora, non fa differenza. O se fa differenza, è ancora peggio. Vuol dire che non sei professionista. Va bene. Perché dobbiamo sempre ricapitalizzare? È una domanda difficile da fare al presidente. Perché è normale, in tutte le aziende, anche in famiglia, bisogna fare... ogni tanto per rimettere i conti con il bilancio. I conti con il bilancio, va bene, va bene, non apriamo parentesi bilancio, altrimenti facciamo notte. Dobbiamo far vedere la Serie C e la Serie D. Io ringrazio William Carosella, ciao William. Grazie a voi, buonasera. Grazie a Matteo Marcheggiani, ciao Matteo. Ciao Jacopo, buonanotte. Con Andrea ci vediamo tra poco per analizzare Serie C e Serie D nell'ultima mezz'ora di trasmissione. Andiamo in pubblicità e poi i servizi di Serie C e Serie D, appunto. A tra poco. I nostri sogni nelle vetrine in vendetta, siamo veramente noi, dentro lo specchio ti riconoscerai, siamo veramente noi. Serie B con te.it, il campionato degli italiani. Di nuovo insieme, seconda parte dell'Abruzzo del pallone, anzi terza parte dell'Abruzzo del pallone. Andrea, sono finali in Serie C, ti faccio vedere i finali della giornata di campionato che si è conclusa di fatto qualche istante fa, ovviamente al netto dei posticipi di domani. Fanno Renate ha giocato oggi pomeriggio 2-2, esattamente come Bassano Teramo 1-1, Ferrar Pisano Mestre 0-0, Modena Albino Leffe lo sappiamo, non si è giocata. Il Padova era sotto e ha vinto 3-1 contro il Sudtirol, oggi pomeriggio sempre Pordenone di rimonta sul Ravenna, finita poco fa invece San Benedettese Sant'Arcangelo 3-1, domani Reggiana Vicenza, Triestina Fermana, riposa il Gubbio. Vediamo la classifica, perché mentre vediamo la classifica con il Teramo a 7 punti,
Volevo chiederti, insomma, come lo hai visto il Teramo oggi pomeriggio? Tra poco vediamo il servizio di Bassano Teramo. Propositivo, probabilmente, che forse bene. Ha ciuffato un pareggio che meritava. Io l'ho visto bene tanto quanto l'avevo visto bene a Vicenza. C'è una squadra che va sul campo di quella che questa mattina era ancora la capolista del raggruppamento, se la gioca tranquillamente, senza fare barricate, senza concedere tantissimo al Bassano, che al di là del gol, forse viziato da un fuorigioco, era stato pericoloso soprattutto su un calcio di punizione di Minesso e poco altro. Un Teramo che ha concesso poco, che ha avuto due palle gol clamorose sullo 0-0, le migliori palle gol le ha avute il Teramo, sono state un po' sciupate dai giocatori biancorossi, un po' c'è stata la bravura del portiere Grandi del Bassano. E poi è arrivato questo gol che sembrava essere una punizione decisamente eccessiva rispetto a quanto aveva fatto vedere il rettangolo di gioco del Mercante. E poi, come è accaduto a Mestre, il Teramo è riuscito proprio all'ultima azione a trovare il gol del pareggio, assolutamente meritato, perché il Teramo oggi non meritava di uscire battuto dal Mercante, anzi, se proprio proprio doveva vincere una squadra, per le occasioni create fino soprattutto all'1-0 del Bassano, era il Teramo che doveva portare a casa i tre punti. È un pareggio che ci sta e che, ripeto, deve dare ulteriore fiducia al Teramo per quanto riguarda i prossimi impegni, perché se la sconfitta di Pordenone era stata molto brutta, se i due pareggi interni avevano fatto un po' discutere, perché si diceva che la squadra non segna, che non riesce magari a produrre tanto in attacco, però il secondo tempo con la Feralpi era stato molto positivo, beh, il pareggio di oggi deve lasciare assolutamente soddisfatti i tifosi del Teramo, la società e il tecnico Asta. Chiudo questo discorso dicendo che sì, ci sono tanti pareggi, è chiaro che le prossime partite dovranno dire se questi pareggi pesano o no, perché se vinci delle partite, questi pareggi saranno stati molto molto positivi e acquisiranno peso specifico. Se poi più in là perderai le partite, questi pareggi non saranno serviti a nulla. Non assumeranno alcuna rilevanza. Sì. Il servizio Bassano-Teramo 1-1 e poi, dopo il servizio della partita, ovviamente le considerazioni nel tecnico biancorosso Antonino Asta, lo ascoltiamo. Un Teramo solido sfrontato strappa un punto al Mercante di Bassano dopo una prova convincente che comunque stava quasi per condannarlo. Serve il guizzo multiplo di Caidi e Foggia, che si contendono la paternità di una rete che gli almanacchi regaleranno solamente la punta, ma che per gran parte è merito del difensore centrale. Asta cambia la formazione come nelle previsioni, mantenendo il 3-5-2 come modulo di riferimento. Sales fa il terzo di difesa mentre Varas fa il quinto a sinistra. L'inserimento di Graziano pare subito pagare, perché l'ex Renate dopo 13 secondi va vicino al gol dell'immediato vantaggio. Ancora Graziano al settimo su traversione dalla sinistra di Varas, la testata non inquadra lo specchio della porta. Barbuti, preferito a Foggia dal primo minuto, si fa notare per un destro fiacco al 17esimo. La risposta del Bassano è affidata alla punizione insidiosa di Minesso al 21esimo, su cui Calore è super nell'intervento. Parte centrale del Bassano con Bianchi che gira col sinistro alto sopra la traversa, un traversone da sinistra di Salvi. Nell'intervallo però Asta mette mano alla panchina, Altobelli entra al posto di Ventola, Sales si alza nei 5 di centrocampo. Con Sumare che in apertura di ripresa cicca il pallone al limite dell'area di rigore per la facile presa di Grandi, ma è clamorosa l'opportunità che Barbuti fallisce al 56esimo. In è entrato Foggia per Sumare che pesca Barbuti in posizione e la linea di difensori di casa è impreparata. La punta controlla il pallone, ma al momento di calciare col destro la sua conclusione viene smorzata da botta in scivolata. Teramo non punge a sufficienza e quando il gol non arriva spesso il diavolo è costretto a chinare la testa. Al 73esimo traversone di Laurenti per Grandolfo, che forse è in posizione di fuorigioco. La palla filtra per Michael Fabbro che gira le spalle di Calore e il pallone che gela il Teramo dopo una buona partita e con soli 17 minuti più recupero ancora da giocare.
al minuto 84 ci prova anche l'ex di turno Francesco Carcalis a dar fastidio a Calore. Nel Teramo entra anche Bacio Terracino, stoppato al 91esimo al momento di battere a rete. Tutto rimandato di qualche giro di lancette, perché al minuto 95 Varas scodella un pallone che è una preghiera. Speranza spizza e Caidi colpisce come può, servendo di fatto Foggia che da 0 metri regala la parità alla formazione di Asta, che esce indenne dallo stadio Mercante ritrovando in un colpo solo il suo attaccante, secondo gol in campionato e primo su azione dopo il centro dal dischetto con Ravenna. Pareggio meritato dunque che il Teramo prende e porta sul pullman che lo riporta in Abruzzo. In una settimana 3 gare, 3 punti. Non sarà il massimo, ma continuando con questo spirito, la vittoria non può che essere dietro l'angolo. Bravi ragazzi! Qualche punto in più lo meritavamo, perché è quello che ha detto il campo, che diceva in campo queste 3 gare. Non è stato così, però per assurdo oggi all'ultimo secondo ancora eri sotto, quindi riuscire a pareggiarla è inaspettata più che mai. Questa vuol dire che questi ragazzi non mollano mai come al solito e fino all'ultimo respiro sono riusciti a pareggiare una partita dove è stata condotta molto bene, dove magari chissà, con quel punto di domanda che ti rimane, che se avessimo fatto gol un po' prima chissà come potrà succedere, però contento, soddisfatto, portiamo a casa un punto in un campo difficilissimo. Fino ad oggi erano la prima in classifica, abbiamo incontrato delle squadre importanti, però questo, se vogliamo andare avanti sempre di più, mettere punti dopo punto, è logico che davanti dobbiamo migliorare un po', non c'è dubbio, perché arriviamo lì, magari oggi non siamo arrivati molte volte, ma quelle 2 o 3 volte dobbiamo cercare di far più male, ecco. Non so se questo può essere in futuro anche un nuovo modo, un nuovo sistema, però ho visto la determinazione di questi ragazzi, l'attenzione in fase difensiva in queste 3 gare è veramente importante. Abbiamo concesso veramente poco, sì, qualcosa alla Feralpisalogio, vedi, ma ci sta con cose importanti. Oggi Minesso ha fatto una grande punizione, è stato bravo Calore, e poi di cose veramente clamorose, a parte il gol, ci sono state qua da loro che hanno veramente un attacco importante. Credo che si parte da là e lo dice uno che, lo sapete, io prediligo sempre l'attaccare, molti la fase offensiva è importante, però ci sono dei momenti come questo, meglio non prendere gol, però nel non prendere gol abbiamo anche di nuovo proposto qualcosa di importante davanti, vero che i 2 esterni nostri, uno a Ventola e l'altro era Varas, quindi l'obiettivo non era quello solo di tamponare gli avversari, ma di proporla. Io ho dovuto togliere Ventola solo esclusivamente perché era già prima della partita, era molto stanco, lui lavorando molto in questo ruolo che ha non è facile, quindi io l'ho voluto far respirare un po'. È vero sì che poi mettendo Sales lì non volevo abbassarmi molto, infatti ho sostituito lui, ho messo Pietrantonio perché avevamo bisogno ancora di 2 esterni che spingevano molto e l'hanno fatto molto bene, dai, veniamo fuori soddisfatti, un bel pari su un campo difficile e adesso pensiamo subito a sabato, altra partita difficile contro il Padova. Eh sì, altra partita complicata la prossima contro il Padova. Andrea, vediamo un episodio che poi in realtà poteva essere decisivo per la partita, il gol del Bassano, perché insomma la posizione di Michael Fabbro è un po' sospetta. Noi la rivediamo, questo è il passaggio di Laurenti per Fabbro. Non guardate tanto l'autore del gol, questo per chi si appresta a vederle queste immagini, adesso le vediamo anche a replay. Guardate Grandolfo, che è il giocatore a centro area con la maglia numero 11, che sfiora il pallone, non sappiamo se lo tocca, bisogna capire se è in posizione di fuorigioco oppure no. Questo è il momento del tocco. C'è Caidi che lo tiene o non lo tiene in gioco? Bella domanda, io penso che con il piede sia leggermente al di là, chiaramente non posso avere la certezza, ho questa sensazione che sia leggermente al di là, siccome lui partecipa è da considerare in posizione attiva, non solo partecipa ma probabilmente tocca anche appena appena il pallone, e se lo tocca a quel punto Fabbro mi sembra chiaramente al di là di tutti, anche al di là dello stesso Grandolfo, e quindi toccando la palla Fabbro a maggior ragione è in fuorigioco. Ecco, se riusciamo a fermarci sul fotogramma poi nel momento in cui in cui sfiora il pallone il numero 11, cioè andando un pochino più avanti. Ecco, in questo fotogramma abbiamo il dubbio sul piede che sia avanti o dietro. Ok, andiamo avanti, Maurizio. Andiamo avanti. Nel momento in cui, non so se
Andiamo avanti. Il pallone arriva al numero 11 che... Oddio, devo dire la verità, Andrea. Probabilmente se la sfiora... Non so se a quel punto è in fuorigioco. È una situazione tutta in bilico. Potrebbe essere dietro Grandolfo. Se la palla viene toccata, probabilmente leggermente avanti, probabilmente, però veramente sono valutazioni estremamente complicate e non abbiamo una telecamera che possa dirimere in toto questo dubbio. È un'azione sul filo del fuorigioco, restano diversi dubbi. Però anche il fatto che venga convalidato questo gol non si può parlare di un errore clamoroso, penalizzante. No, se lo è un errore estremamente veniale per un'azione davvero sul filo. Comunque la settimana del Teramo si conclude con 3 partite, 3 pareggi, 0-0 con la Fermana, 0-0 con la Feralpi, 1-1 oggi con il Bassano. Ovviamente avremo modo di parlarne martedì, a partire da questa settimana, dopodomani con Pro Teramo. Vediamo anche il prossimo turno, Maurizio, perché è chiaro che l'impegno non è facile contro il Padova, che ha appena battuto il Südtirol. Peraltro riposerà il Modena, che insomma è in una situazione societaria non facile. Scendiamo in Serie D, rivediamo rapidamente i risultati perché apriremo con San Nicola Vastese, con l'unico derby di giornata, con la vittoria dell'Aquila a Fabriano 1-2, la vittoria del Castelfidardo a Francavilla, Jesina Pineto 1-1, Monticelli San Marino 0-0, così come Nero Stellati Recanatese, Agnonese Campobasso 0-1, San Nicola Vastese 1-2, San Giustese Avezzano 1-2, Vispesaro Materica 1-1. E noi proprio dal neutro del Mariani Pavone di Pineto iniziamo, dove si giocava l'unico derby abruzzese di giornata, San Nicola Vastese 1-2. Il servizio. Va alla Vastese l'unico derby della sesta giornata. La squadra di Colavitto torna al Mariani Pavone di Pineto, ma al contrario di quanto accaduto contro la squadra locale, questa volta riesce ad espugnarlo e a condannare alla sconfitta il San Nicolò, costretto ad emigrare anche dal campo di Moro d'Oro per il contestuale impegno casalingo della compagine morrese. All'11 dell'ex Luca Campanile non è bastato andare in vantaggio d'inizio partita ed ha subito il colpo del KO al fotofinish. Senza Gori, Terzini e Marra, il San Nicolò si ritrova anche senza Di Benedetto in extremis per attacco febbrile. Petronio parte dalla panchina con il baby 2001 Fabriani in campo dal primo minuto. Colavitto ha invece il pieno organico a disposizione. Pronti via, dopo 6 minuti San Nicolò è già in vantaggio con un preciso colpo di testa di Tedesco su cross di Maisto. Ma la Vastese non ci sta a questa situazione di svantaggio e reagisce prontamente con una conclusione dell'ex Stivaletta al 13° ben parata da Di Berardino. L'estremo San Nicolese 2 minuti dopo rischia però di combinarla grossa quando, dopo un retropassaggio di Indiae, cincisca un po' troppo e si fa soffiare palla da Leonetti, il quale sbaglia clamorosamente il pallone dell'1-1. Dopo un avvio vivace, la gara si assesta sull'equilibrio e bisogna attendere il 33° per annotare la conclusione sull'esterno della rete di Massetti sugli sviluppi di un corner. Ma 2 minuti dopo arriva il pareggio, Nicola Fiore si esibisce con la sua specialità, calcio piazzato sul quale Di Berardino non sembra del tutto esente da colpe. E così 1-1. Prima dell'intervallo ci riprova ancora Massetti, che raccoglie la corta respinta con i pugni di Camerlengo, ma il suo tiro si perde di poco sopra la traversa. Il San Nicolò è sovente pericoloso sui calci d'angolo, così come avviene al 9° minuto della ripresa, ma sul tentativo di deviazione di De Santis si salva la difesa biancorossa. 1 minuto dopo risponde la Vastese con un contropiede impostato da Fiore per Cristaldi, che seppur ostacolato conclude, ma Di Berardino para bene. Fiore è ispiratissimo e al quarto d'ora impegna ancora severamente Di Berardino. A metà tempo si mettono in evidenza i cambi di Campanile. De Carolis appoggia per Petronio, che dal limite chiama Camerlengo alla presa a terra. Occasionissima Vastese al 36° a fondo e cross di Bittaglia. Il solito Fiore fa tutto bene, rientra e calcia, ma c'entra in pieno l'incrocio dei pali. Nel finale la gara, come detto, si risolve. Al 43° la rovesciata di De Carolis è fuori misura. Al 44° il gol partita lo ispira ancora lui, Fiore, il cui cross è un invito a nozze per Leonetti, che riscatta l'errore del primo tempo e griffa il gol partita. Non c'è più tempo per il San Nicolò, che incassa il secondo stop consecutivo, ma stavolta lottando, al contrario di quanto accaduto a Castelfidardo. Per la Vastese è la terza vittoria in campionato, la prima lontano dall'Aragona, che la proietta a ridosso delle squadre migliori del campionato.
Avevo chiesto una risposta a livello caratteriale della squadra e l'ho vista a pieno, quindi sono soddisfatto della prestazione. Due facce, dovrò rivedere la partita, però sinceramente relativa, perché a parte il primo tempo ho giocato bene anche sotto l'aspetto tecnico, però anche il secondo tempo secondo me è stata una partita equilibrata, giocata sia tecnicamente che tatticamente da tutte e due le squadre. Secondo me il pareggio era più giusto. Io ho visto l'occasione che hanno preso la traversa loro su una ripartenza e un'occasione magari nostra che ci poteva stare il calcio di rigore che ha preso con la mano, quindi secondo me è stata una partita equilibratissima. Il pareggio era più giusto. Quando arrivi a un minuto dalla fine si deve pure saper gestire. Fino a quel momento sinceramente avevo l'impressione che potevamo fare gol in qualsiasi momento, invece siamo stati puniti su un'ingenuità, perché quando manca un minuto, punizione a sfavore, non puoi far battere velocemente l'avversario. Poi la palla è andata sull'esterno, eravamo tre persone contro uno a contrastarlo e lì non deve partire il cross, ecco, proprio perché manca un minuto e riuscivi a portare a casa una partita meritata e che riusciva a muovere la classifica. Sì, una vittoria importante, perché comunque era importante per noi dare continuità dopo la vittoria di domenica, perché diciamo che penso che in questo inizio di campionato stiamo facendo bene, quindi dovevamo forse riprendere dei punti che avevamo perso in passato, quindi siamo contenti della prestazione che abbiamo fatto. Non è stata una partita facile, però diciamo che ci teniamo questi tre punti che fanno morale e niente, poi è stato importante vincere in rimonta, perché comunque eravamo andati sotto, ma siamo stati bravi a rimanere in partita e a ribaltarla. Vittoria della Vastese dunque a Pineto contro il San Nicolò. Guardate il pallone, cambia rotazione, quindi la tocca ed è fuori gioco. Lo ripetiamo, questo è ovviamente riferimento alla posizione di Michael Fabbro. Se Grandolfo tocca il pallone ma Fabbro è dietro Grandolfo, non è comunque fuori gioco. E il mister San Nicolò Campanile può spiegare il motivo per cui ha sostituito i tre migliori della partita fino a quel punto, Chiacchiarelli, Massetti e Cane. Gestione dei cambi da rivedere come a Castelfidardo. Va bene, ci spostiamo adesso. Campanile, che partita ha visto? Mediocre. Ci spostiamo adesso a Francavilla, dove la situazione insomma non è facile. Sconfitta anche oggi contro il Castelfidardo. 0-1, vediamo il servizio di Stefano Recanati. Per la sesta giornata del campionato di Serie D Girone F si affrontano Francavilla e Castelfidardo. La squadra del presidente Candeloro vuole riscattare la sconfitta subita a Campobasso domenica scorsa, ma soprattutto vuole regalare la prima gioia interna ai propri tifosi. Ma deve fare a meno degli assenti Banegas, Fofana, Duro, Silvestri, Molenda, Cichella e Di Sabatino. Castelfidardo arriva al completo al Valle Anzura per dare continuità alla vittoria di domenica scorsa con il San Nicolò. Parte subito forte il Francavilla, dopo due minuti con Procida che colpisce il palo alla sinistra di Selvaggio dopo una bella azione a due tocchi partita dalla difesa. Partita subito bella, a ritmi elevati. Al sesto minuto risponde subito il Castelfidardo con il numero 10 Grazioso che calcia dalla distanza con la sfera che per poco non sorprende il numero 1 di casa Spacca. Al decimo il gol del Castelfidardo con Montagnoli che approfitta di un errore della difesa locale e batte da distanza ravvicinato Spacca. Subito la reazione del Villa che al tredicesimo minuto va vicino al pareggio con Palumbo che tira dalla distanza senza impensierire il portiere ospite. Dopo un avvio ricco di emozioni calano i ritmi della partita, ma il Villa dà l'impressione di poter arrivare al pareggio. Minuto 30 si rivede del Castelfidardo, punizione battuta corta, riceve l'autore del gol, Montagnoli, che ci prova dal vertice, para a terra Spacca. Al minuto 35 la squadra di Iervese chiede il rigore per un fallo di mano del numero 5 Giovagnoli, in aria, ma non è dello stesso avviso Vogliacco di Bari. Così come al 39esimo, altro tiro dalla distanza, ancora tocco di mano dubbio in area del Castelfidardo, ma anche questa volta per il giudice di gara non ci sono gli estremi per decretare il calcio di rigore tra la protesta dei giocatori e dei tifosi di fede locale. Al 40esimo l'ultima azione del primo tempo, punizione per il Francavilla, schema che trova Palumbo, stoppa di petto, si gira e calcia, ma la palla finisce al lato della porta difesa da Selvaggio. La ripresa si apre subito con il cambio per Castelfidardo, con Borghese che rileva il numero 10 Grazioso. Al settimo ci prova Mihailov per il Castelfidardo, ma il gioco era fermo per fuorigioco. All'undicesimo ancora Castelfidardo con Lispi che prova la botta al limite, palla che si spegne di poco fuori la testa di Spacca. Il Villa ci prova con giocate che risultano molto confusionari. Castelfidardo che aspetta e cerca di ripartire in contropiede. Al minuto 14 ancora dal limite il Castelfidardo con Trillini, Spacca che para a terra. Al sedicesimo doppio cambio per il Villa, escono Mele e Fiore ed entrano Di Pietrantonio e Mancini per dare più vivacità all'attacco. Al diciannovesimo ancora Castelfidardo vicino al raddoppio con Trillini, supera due avversari
Ferrari, ma tu per tu lo spacca, si fa respingere il tiro. Al 20esimo ancora Castelfidardo con Mihailov, ancora tu per tu lo spacca, ma anche lui si fa punizzare mantenendo a galla i suoi. Minuto 30, si rivede davanti il Francavilla con Dipinto, che riceve palla dalla tre quarti, porta avanti e calcia con il pallone che si perde di alto sulla traversa. Al 43esimo l'occasione più ghiotta della ripresa per il Villa. Michiche raccoglie una sponda di Dipinto, si invola verso la porta, ma tu per tu con Silvaggio non inquadra lo specchio della porta. Poteva essere l'occasione del pareggio. Dopo 4 minuti di recupero, il signor Vogliacco di Bari decreta la fine della partita, con il Castelfidardo che espugna il Valle Anzura e va a festeggiare con i propri tifosi. Piccola contestazione da parte dei tifosi locali a fine partita per gli uomini di Mister Iervese, con il Valle Anzura che resta ancora tabù e domenica prossima trasferta sul campo della Recanatese. Sicuramente non è un periodo positivo per noi, perché da qualche domenica che, nonostante creiamo diverse situazioni da gol, però non riusciamo a concretizzare e poi forse al minimo errore prendiamo gol. Periodo negativo che ci può stare, ma dobbiamo essere bravi a superarlo in tutte le maniere. Quindi non dispiace, perché ripeto, pure oggi la partita, a prescindere dopo che prendi un attimo il gol sull'1-0, qualche minuto di sbandamento, però la squadra ha continuato a giocare, ha creato qualche palla gol importante, non siamo stati bravi a concretizzare. Poi naturalmente più passano i minuti e poi in casa adesso sta diventando pure la psicosi di giocare in casa sta prendendo proprio piede. Conosco solo la ricetta del lavoro, altre situazioni non le conosco. Periodo negativo è che hai perso Fofana e purtroppo l'hai perso per 2-3 mesi, e hai perso Banegas e lo perderemo per un mesetto, abbiamo perso Molenda, lo perderemo per... È una situazione dove siamo consapevoli, ma io sono assolutamente carico e positivo e sono convinto che risolveremo tutto con l'aiuto anche dei nostri tifosi, che oggi giustamente sono rimasti un po' delusi. È delusione, sì, certo, a Francavilla. Andrea, che cosa succede a questa squadra che non riesce a vincere in casa? È strano. Sì, è strano che non solo non riesca a vincere, ma nelle ultime due esibizioni non è neanche andata in gol. È chiaro che la squadra è stata allestita in ritardo, e lo abbiamo già detto. Ci sono state poi delle problematiche, sono stati dei contrattempi, diversi infortuni, ad esempio Banegas, Molenda, soprattutto Fofana, che nelle prime partite, nonostante il rigore fallito a Sulmona, si è dimostrato un giocatore, ed è evidente che sia così visto il suo passato, un giocatore decisivo, determinante in Serie D, che ti viene a mancare. Quindi questa squadra ha perso alcuni riferimenti ed era già un cantiere. Anche un po' di sfortuna, abbiamo visto il palo adesso. Sì, quindi c'è da dire che col Fabriano il Francavilla ha perso anche con un po' di sfortuna, col San Nicolo non ha giocato bene, oggi pure il Castelfidardo ha fatto una buona partita ed è una delle sorprese, una delle rivelazioni del campionato, quindi tutto questo incide. L'auspicio a questo punto è che intanto il Francavilla in trasferta dalla prossima domenica possa un po' tamponare questo momento e poi che possa recuperare alcuni elementi importanti. Amenta è rientrato nella gara di Agnone, ma chiaramente non è al 100%. Fofana starà fuori penso almeno altre una o due settimane almeno, e quindi non sarà facile sopperire a queste assenze, soprattutto a quella di un totem come Fofana. Però non dimentichiamoci che questa è una matricola, una squadra che è tornata in D dopo molto tempo, una società del tutto nuova, con un presidente che si è appena affacciato al mondo del calcio, è chiaro, si è contornato di gente che nel calcio ci sta da molto tempo, ma un po' tutta la situazione va rodata, e a livello dirigenziale e a livello tecnico di squadra. Io penso che però il Francavilla abbia tempo e modo per calarsi nella realtà e per rompere questo tabù Valle Anzuca. Sì, probabilmente a volte noi siamo un po' traditi dal fatto che sentiamo un nome importante come Francavilla anche, e ci dimentichiamo che questa è una squadra neopromossa che giustamente deve fare comunque il suo apprendistato nelle prime giornate di campionato, e ci aspettiamo subito una partenza fortissima. Poi magari leggiamo i nomi, Sembroni
Fofanà, insomma, leggiamo dei nomi importanti. E tu pensa, Jacopo, che ha gli stessi punti dell'Avezzano, che però è partito con ben altre ambizioni, e oggi, solo oggi, l'Avezzano ha trovato la prima vittoria in campionato. Certo. Anzi, complimenti alla squadra del Patron Paris, che ha espugnato il campo della San Giustese. Però il Francavilla ha gli stessi punti dell'Avezzano, certo, certo. Andiamo a Iesi adesso per vedere un pari, quello del Pineto al Carotti. 1-1 il servizio firmato per noi da Roberta Di Sante, vediamo. Al Pacifico Carotti termina 1-1 tra Jesina e Pineto al termine di una gara godibile che entrambe le formazioni cercano di vincere. Gianangeli schiera un 4-4-2 con Carotti e Magnanelli nel cuore del centrocampo, mentre in avanti la coppia d'attacco è composta da Trudo e Pierandrei. Amaulo, per la prima volta in stagione, riesce a schierare la stessa formazione che domenica scorsa ha battuto la Vispesaro, un 4-2-3-1 con Zane ed Esposito sulla mediana e Di Rocco, Mariani e Pezzotti alle spalle del centravanti Gragnoli. Avvio di gara scoppiettante ed è subito botta e risposta. Al terzo minuto il solito Pezzotti, anche oggi autore di una buona prova, se ne va sulla sinistra e mette in mezzo un buon pallone per Mariani, bravo ad agganciare e superare Tavoni, firmando la sua prima rete stagionale. Il vantaggio pinetese dura però solo 4 minuti. Al settimo infatti la Jesina pareggia i conti con Trudo, che raccoglie il cross di Parasecoli e piazza il tiro ad incrociare. La gara è viva e gli abruzzesi tengono bene il campo esprimendo un buon calcio e al ventesimo sfiorano il raddoppio. Zane pesca ancora Pezzotti sulla sinistra che piazza un altro buon pallone, ma Gragnoli non riesce a girare con efficacia e la sfera termina tra le braccia di Tavoni. Insistono i biancazzurri, autori di un buon primo tempo. Al ventinovesimo Pezzotti scarica al limite dell'area per Zane, ma la conclusione è alta. Alla mezz'ora si rivede la Jesina con una punizione a giro di Anconetani fuori bersaglio. L'ultima occasione dei primi 45 minuti è per Parasecoli, ma la sua girata non porta i frutti desiderati. In avvio di ripresa, cambio di modulo per Gianangeli, che richiama a sé Silvestri, arretra in difesa Cameruccio e inserisce Giovannini trequartista dietro le due punte per creare maggiore movimento tra le linee. Ma la prima vera occasione è per la squadra di Amaulo al quarto. Cross di Di Rocco per Pezzotti, la conclusione e la respinta di Tavoni. Scampato il pericolo però, la Jesina si assesta e col passare dei minuti viene fuori. Al nono, Trudo, lanciato sul filo del fuorigioco, calcia in maniera sporca facilitando la presa di Giachetta. Clamoroso all'undicesimo, quando ancora Trudo crea scompiglio sulla destra e fa partire un assist al bacio per la testa di Pierandrei, che da due passi centra in pieno la traversa. Sul fronte opposto, al quarto d'ora, è legno anche per Gragnoli, che fa tutto bene, salvo poi calciare sul palo. Episodio che potrebbe essere decisivo al diciottesimo, quando il direttore di gara Zucchetti di Foligno ravvisa con la massima punizione una scorrettezza di Fiumara su Trudo. Lo stesso attaccante però dagli 11 metri si fa ipnotizzare da Giachetta, che respinge conservando il palo. La reazione del Pineto non si fa attendere. Prima Esposito arpiona e mette in area un buon pallone per Gragnoli, che però viene anticipato. Poi lo stesso Gragnoli è sfortunato quando, dopo una bella azione corale, c'entra in diagonale il secondo legno di Giornata. In pieno recupero ci prova anche Napolano, ma la conclusione a giro centrale è preda di Tavoni. Non ce la fa dunque il Pineto, pur offrendo una buona prestazione, ad andare oltre il pari contro la Jesina, ma riesce ad ottenere comunque un punto che dà continuità alla vittoria di domenica scorsa in vista della gara contro la San Giustese. Nella prima frazione di gioco sicuramente il Pineto è andato un po' meglio, e poi dopo nella ripresa noi ci siamo un attimino assestati, ci siamo guardati in faccia, ci siamo rimessi a posto e qualcosa di meglio siamo riusciti a fare. Però credo che la Jesina abbia fatto una buonissima prestazione contro un avversario di ottimo livello e credo che il Pineto abbia tutte le carte in regola per viaggiare tra le prime tre della classe. Quindi il nostro punto è un punto assolutamente guadagnato e chiaro, si poteva fare di più se il rigore fosse andato dentro, però con i se e con i ma non si vincono le partite. Noi siamo sereni, abbiamo voglia di migliorarci giorno per giorno, di fare un campionato importante
e cercare di mantenere la categoria, perché la Jesina merita questa categoria. Mister Maulo, un pareggio che tutto sommato ci può stare su un campo ostico come quello di Jesi, con la Jesina che fallisce un calcio di rigore ma il Pineto prende due legni. Analizzando i 90 minuti, secondo me abbiamo fatto un'ottima partita, abbiamo dato continuità all'ottima prestazione fatta domenica contro la Vispesaro. Abbiamo tenuto il campo benissimo, soprattutto nella prima frazione, abbiamo gestito bene il fraseggio e ci siamo resi pericolosi in piena circostanza, quindi nella prima frazione sicuramente avremmo meritato qualcosa in più. Nella seconda parte di gara è venuta fuori la Jesina, ci ha messo in difficoltà con quella traversa e quel rigore, però anche noi abbiamo fallito un'occasione importante con Pezzotti e un palo e una traversa di Gragnoli, quindi è stata una partita aperta, bella da vedere, secondo me entrambe le squadre potevano vincere la gara, è venuto fuori un pareggio, bene, accettiamo questo risultato, però interessava a me la prestazione della squadra, secondo me, come ho detto in altre circostanze, la squadra è in crescita, lo sta dimostrando, dobbiamo soltanto continuare a lavorare. Questa è l'immagine del pareggio tra Jesina e Pineto sui nostri canali, perché dobbiamo chiudere tra qualche ora, anche domani, appena avremo a disposizione le immagini dell'Aquila e dell'Avezzano ve le posteremo, ovviamente le caricheremo sulla nostra piattaforma YouTube. Andrea, rapidissimamente ci fai vedere le immagini dei Neros e Lati Pratola, vero? Sì, oggi 0-0 al Pallozzi contro la Recanatese, possono partire le immagini. Nero Stellati in campo con Vitone in cabina di regia, con Pacella sempre a centrocampo, con Palombizio che ha avuto la prima occasione che abbiamo visto. Qui c'è un calcio di rigore reclamato per l'atterramento di Ruocco. Nella Recanatese Palumbo, l'ex pinetese, partiva dalla panchina. Poche le occasioni da gol di Ruocco, ha cercato di dare un po' di vivacità, qui lo vediamo, palla al piede, appoggiare a Vitoni il suo tiro a fil di palo, ma di importanti palle gol, come possiamo constatare, non me ne sono. Qui c'è un tiro dalla distanza che abbiamo visto che è finito fuori da parte di Cerchio. Questa è una palla gol avuta dalla Recanatese, la migliore all'84esimo, però ha sciupato tutto Negro, che poteva concludere da buona posizione. Questa è una parata di Maraglino proprio nel finale, ma come abbiamo visto, al di là dell'occasione di Palombizio all'inizio della partita per i Nerostellati, l'occasione di Negro nel finale di gara per la Recanatese è una partita nella quale i Nerostellati hanno provato a fare gioco, hanno provato a spingere, hanno provato a sfruttare il fattore campo, anche se si continua a giocare sempre al Pallozzi, ma la Recanatese, che è una squadra coriacea di categoria, ha rischiato ben poco, e la spinta dei Nerostellati, che comunque stanno denotando dei miglioramenti col passare delle partite, ma la spinta non è stata sufficiente per portare a casa i tre punti. Il risultato dunque è che con il secondo 0-0 consecutivo dopo quello di Avezzano, sì, la classifica viene mossa, ma i Nerostellati restano all'ultimo posto, e c'è bisogno di fare di più per cercare di tirarsi fuori da questa difficile posizione. Assolutamente, vediamo il prossimo turno, siamo davvero in chiusura, anzi chiediamo scusa a Maurizio da qui perché siamo andati un po' lunghi. Avezzano Agnonese, Campobasso San Nicolò, Jesina Vispesaro, L'Aquila Castelfidardo, Materica Nero Stellati, Pineto San Giustese, Recanatese Francavilla, San Marino Fabriano, Vastese Monticelli. Questo sarà il prossimo turno di campionato che ovviamente noi seguiremo per intero, perché settimana prossima peraltro non riesco a capire come mai due giornalisti come voi ancora non decollano per altri più prestigiosi lidi, ma comunque complimenti amico, ti ringraziamo anche a te, penso che ti voglia sì ringraziare. Il mare è qui a 200 metri, il nostro lido. Sì, esatto, è meglio che non ti risponda sui perché. Perché penso non andare avanti, perché già so cosa vorresti dire. Esatto, fermiamoci qua e vediamo però vediamo adesso, seguiremo per intero questa giornata di campionato, perché ve lo ricordo, settimana prossima, vero Andrea, sabato sì sarà un diretta stadio da non perdere, perché sì alle 14 Parma Pescara e Teramo Padova, esatto,
c'è Parma Pescara e Teramo Padova sabato prossimo. Ci sarà Andrea Costantini ovviamente a tenervi compagnia, come ha fatto oggi per ci sarai Monteore anche tu, che fa spavento. Ci, vi ha raccontato, ci sarai pure tutto... tu perché sì, ovviamente, certo ci sarò, ci sarò anche io. Ci racconterai Teramo Padova per seguire la partita del Bonolis, che ovviamente seguiremo dal Bonolis, e la partita del Tardini, che seguiremo dal Tardini, perché comunque le partite, noi abbiamo imparato che andare sui campi è sempre, sempre molto, molto meglio, e farvele vedere con immagini nostre. Poi magari non saranno tutte, ma sono nostre. Certo. Grazie a Maurizio Daguin, regia, grazie Andrea. Ciao, perché buona serata. Hai dilettato davvero il pubblico abruzzese per un pomeriggio intero. Dai che si mangia, eh? Eh sì, adesso ecco perché dobbiamo chiudere in fretta. Grazie a Maurizio Daguin in regia, grazie a Andrea Costantini, grazie a tutta la squadra di TV6, Claudio Di Giacomo, Silvia Gentile, Roberta Di Sante, Paolo Renzetti, Gaetano Terreo, Stefano Recanati. Sono tanti, li ringrazio tutti davvero, perché ogni domenica questa gente si sacrifica e si mette a disposizione per raccontarvi la domenica abruzzese di calcio. L'Abruzzo del pallone torna domenica prossima alle 19.30 su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buona serata.